Ah.
probabile che ci attacchino dall'alto. Jacob sta radunando dei combattenti nel villaggio in alto. Serviranno da escort. I vecchi e i bambini saranno al sicuro nelle catacombe dell'Acropoli. Li raggiungerò appena qui sarà tutto a posto. Dicevi che saranno armati fino ai denti. Come faremo a batterli? Non sarà una battaglia in campo aperto. Sferreranno un attacco rapido e violento. E subiremo di certo delle perdite. Tenteranno di annientarci al primo assalto. Ma la loro fretta giocherà a nostro favore. Sarà una battaglia lunga. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo sfiancarli lentamente, usando la testa. Li colpiremo ripetutamente, in punti diversi, finché cederanno. Solo a quel punto sarà davvero finita. Ora accendiamo i fuochi e avvertiamo gli altri nella valle. La nostra vittoria oggi sarà sopravvivere. Raccogliete più munizioni possibile e nascondetele nelle grotte e tra le rovine. Quando avrete finito, presentatevi al villaggio in alto. Tutto chiaro? Sì! Chiaro! Bene. Andate. Il profeta sia con voi. Ciao. Ciao. Posso fare qualcosa per te? So che sei occupata. La Trinità sarà qui a momenti. C'è ancora molto da fare. Ma voglio aiutarvi. Voglio dimostrarti che sono dalla vostra parte. Mi spiace. Non è un momento facile per noi. So che le tue intenzioni sono buone, ma non basteranno per farti sopravvivere là fuori. Siamo sicuri che questa resina di Dio brucerà? Avresti dovuto vedere l'ultima volta. Non riuscivamo più a spegnerla. Anche se non bruciasse, basterebbe la puzza a farli scappare. Salve. E là. Queste nuove punte non sono nuove. Meglio una freccia spuntata. Thank you.
Quasi finito le penne. Salve. Nemici ancora 4 per 3. Volano anche con 3. Distanziati allo stesso modo intorno all'arco. Non mi convince. Fai così. Fido. Lasciate stare l'aspetto. Ci servono tutti. Ma l'arrivo della Trinità, la sofferenza dei nativi, è tutta colpa mia. Sono stata io a portarli qui. Cielo, va sempre a finire così. Le mie azioni finiscono sempre per far soffrire qualcuno. No, smettila, Lara. Devi smetterla di pensare cose del genere. Se continui così, finirai per impazzire. La Trinità avrebbe trovato comunque questo posto prima o poi. Ma ora ho la possibilità di fermarli. Devo trovare la sorgente divina prima che lo facciano loro. Solo così potrà essere usata per il bene dell'umanità e non per causare dolore e sofferenza. Ma per farlo devo rimanere concentrata. Lo devo a chi non c'è più e a chi ho perso lungo il cammino. Non posso arrendermi. Lara, mi servirebbe il tuo aiuto. La nostra gente è sparsa per tutta la valle. Se accendessi la torre di segnalazione, tutti saprebbero che c'è un pericolo imminente. Conta su di me. Quando vedranno il fuoco, sapranno cosa fare. Ragazza che ha portato Jacob. Avrei una cosa da chiederti. C'è qualcosa che posso fare? Jacob mi ha detto che sei un'esploratrice provetta. Sparsi per tutta la valle ci sono dei vecchi luoghi, delle tombe. Avrai notato i talismani ancestrali. Li abbiamo messi per spaventare i bambini. Non è superstizione. Quei posti sono pericolosi.
ma contengono anche reliquie del nostro passato. Non sono semplici oggetti, ma fonti di sapienza. Ora più che mai abbiamo un disperato bisogno di saggezza. 10 anni fa non avrei avuto problemi ad andarci io, ma ora devo chiedere a te. Gli esploratori mi hanno detto che sei già entrata in una delle vecchie tombe. Ti andrebbe di condividere con noi ciò che hai appreso? Ma certo, appartiene tutto alla vostra gente. Non disponiamo di molto, ma ho queste vecchie monete. Se l'oro ha valore per te, posso dartene un po' per ogni segreto che scopri. I seguaci del profeta fuggirono, ma vennero attaccati in Siria. Specie di stele. Ci sono scritte in bizantino, ma non riesco a tradurle. Aurora, la guaritrice. La via che conduceva a Kitesh era lunga e impervia. I viandanti arrivavano spesso malconci, malati, feriti. Aurora era una credente che aveva appreso i segreti di Ippocrate e dei grandi guaritori romani. Fu grazie a lei che così tanti pellegrini riuscirono ad arrivare a Kitesh. Ed è per merito suo che i credenti continuano a tramandare di generazione in generazione l'arte della guarigione. Thank you.
Bentornata. Hai già avuto modo di entrare nelle tombe? Sì, ma credo di non averle ancora trovate tutte. Grazie, Lara. I nostri sono stati avvertiti, così potranno mettersi in salvo. Vieni al villaggio in alto, sto raccogliendo gli uomini lì. Va bene. Ugh.
Una moneta di ferro con un lato modellato per fare una specie di tenaglia. Poteva servire per rimuovere i chiodi. Taylor. Jacob, gli elicotteri vengono verso di voi. Raggiungimi il più in fretta possibile. Dietro le barricate. Forza, forza. Arrendetevi immediatamente. Occhio, al riparo. Resistenza verrà troncata con forza. Indietro, restate uniti. Dov'è la sorgente divina? Parla! Basta! Non versate altro sangue! Dove si trova? Fermo! Aspetta! C'è una mappa. L'Atlante. Vi dirà la strada. Ok. Parlami di questo Atlante. Ehi! Vuole ben altro! Vorrà questo posto di cenere!
dopo che è atterrato. I nativi ci hanno annientati. La Croft è con loro. Ci sono molte vittime. Uomini morti o dispersi. Avremmo dovuto ucciderla. I tuoi sforzi non hanno portato a nulla. Forse lei riuscirà dove tu stai fallendo. Io non fallirò. Interverrà la Trinità. E sai che significa? Mi sacrificheranno. A loro non interessa che sopravviva. Ho bisogno del potere della sorgente. E lo avrai. Promesso. Non perdere la fede. È la volontà di Dio. Il nostro successo è inevitabile. Ti prego, devi trovarla. Non mi rimane molto tempo. Sono arrivato fino a qui. Ho sopportato così tanto. Questi ultimi ostacoli che mi hai messo davanti. I peccati che mi hai costretto a commettere devono avere un senso. Mostrami la via. Dammi la forza di continuare per lei, per te, per la Trinità. Ti prego. Mostrami la via. Allora che sangue sia. Resisti. Resisti. Mi dispiace. Il tuo popolo non si merita questo. Abbiamo scelto questo cammino. Il nostro dovere non è mai stato facile. So cosa vuol dire perdere dei compagni. La Trinità non si fermerà, vero? Ne dubito. Hanno molte risorse. E l'Atlante? È un'antica mappa della città vecchia. Ma la Trinità non lo troverà alla torre. Molti di noi vivono in quelle rovine. Non sono pronti per quello che succederà. Posso aiutarli, Jacob? Lo faresti per noi? O per quello che cerchi? In questo momento non c'è differenza. Tornerò con i rinforzi. Prima controllo i feriti. Sì. Servono delle belle. Cosa c'è? Non siamo messi bene, Jacob. L'attacco ci ha decimato e non abbiamo nessuno da mandare all'acropoli. Lo so. Mi occuperò dei feriti. Dobbiamo portarli in un luogo sicuro. Dopodiché riuniremo tutti quelli che sono ancora in grado di combattere. Sofia li terrà lontani finché non arriviamo. Spero davvero che tu abbia ragione. Manderò un messaggio quando siamo pronti. Davvero non vuoi venire con me? Mi potrebbe servire il tuo aiuto. Abbiamo perso troppe persone. Devo portare i feriti al sicuro. Ma quando saremo pronti, ti raggiungeremo per combattere insieme. Il tuo popolo è fortunato ad averti. Come ti senti? Come
Salve. Non muoverti. Ci sto provando, ma fa male, cazzo! I territori più lontani sono ancora in fiamme. Prima dell'imbrunire, tutte le nostre case saranno cenere. Il cuore della nostra città è perso, sepolto sotto una coltre di ghiaccio. Molti valorosi guerrieri del profeta sono morti per difenderci. Ma mi consola il fatto che anche gli invasori mongoli sono stati uccisi. E il profeta... Nessuno l'ha più visto dalla mattina dopo la fine dell'assedio. Abbiamo bisogno della sua saggezza, ora più che mai. Non abbiamo abbastanza cibo per sfamare i sopravvissuti. Alcuni credono che il peggio sia finito, ma temo che non sia così. Però qualcosa per anestetizzare la ferita, ma non posso promettere niente. Abbiamo perso quasi tutto. Che cosa stai dicendo? Devo amputarla. Mi dispiace. No! No, non puoi! Non puoi amputarmi la gamba! Sei fortunato. Se fossero penetrati in questa... Allora, morirò. La gamba andrà. Cazzo, fa male! Non ci vorrà. Da quello che ci ha. Dov'è il tuo padre? Perché il suo assistente a tirarmi fuori i proiettili? Era alla torre dell'Acropoli prima della Vascoli. Non so dove è. Una specie di sala funeraria.
Un cesto d'argento. Doveva essere ornamentale, ma qualcuno l'ha usato per trasportare il grano. Magnifica. Qualcuno ha fatto irruzione qui dentro nel cuore della notte. Si sono riempiti le tasche di monete, hanno rovesciato giare di petrolio e di vino e hanno mancato di rispetto a tutte le persone sepolte qui. Mi si spezza il cuore al pensiero che uno dei nostri possa essere così spietato da profanare un luogo sacro solo per ottenere un futile guadagno terreno. Dobbiamo trovare un modo per tenere al sicuro questo posto, anche dai nostri stessi fratelli. Ugh!
Munite per il... Saremo anche lontani da casa. Ma questo non fa di noi dei barbari. Quando i nostri cari muoiono, in questo periodo sono molti, li trattiamo con il dovuto rispetto. Quando non avevamo ancora una vigna per produrre il vino, abbiamo lavato i morti con acqua del lago. Quando non avevamo i telai per tessere i sudari, abbiamo fasciato i corpi con le pelli. Abbiamo portato con noi poche monete, ma ora le forgiamo di nuovo, in modo che i morti possano pagare il passaggio verso l'altro mondo. Avrei solo voluto che il prezzo non fosse così alto. Forse c'è un'altra zattera qui vicino. Interessante. Imbalsamavano i morti. Un calice d'oro degno di un re. O un profeta. È stato fatto qui a Kadesh.
Vorrei tanto che vedessi il panorama dalla mia tenda, Lara. Lo scavo è bellissimo all'imbrunire, quando gli ultimi raggi di sole si spengono dopo un'intensa giornata di lavoro. Poi, a uno, si accendono i fuochi e il profumo della carne arrostita si diffonde per tutto l'accampamento. Mi hanno detto che sono porcellini d'India. Ho rifiutato. Roth ne ha mangiati due. Magari la prossima volta ti porto con me. Com'è andato l'esame di storia? Erano i miei ricordi più felici, papà. Le giornate trascorse agli scavi con te. In particolare quando mi hai assegnato la mia piccola zona da scavare. Mi piaceva. Mi sentivo parte di qualcosa di importante. Ah, a proposito, ho superato l'esame a pieni voti. Ora riesco a leggerlo. Sembra indicare un luogo.
Jacob, qua su è il caos. Non c'è traccia della tua gente. Sofia potrebbe averli portati nelle catacombe sotto la torre. Ma ho perso ogni contatto con lei. Va bene, la cercherò lì. Abbiamo quasi finito di evacuare i feriti qui. Ti raggiungerò presto. Abbiamo sentito dell'arrivo del profeta a Costantinopoli, ma non ci abbiamo prestato attenzione. La grande città ha sempre attirato pazzi che credono di parlare direttamente con Dio. Abbiamo sentito strane storie sui miracoli del profeta, ma non siamo andati a cercarlo. Ma poi l'abbiamo sentito parlare. Abbiamo sentito la verità delle sue parole spargersi come un fiume per il foro di Costantino. Diceva di non parlare in nome di Dio, perché nessuno poteva farlo. Ma la sua saggezza era evidente e nessuno di noi in quel foro poteva negare che dicesse la verità. Devo trovare altre informazioni sul suo conto. Devo sentirlo parlare di nuovo. Spero che non sia troppo tardi. Voglio delle risposte, ma in ogni caso, che alternative ho adesso? Non posso permettere che la Trinità uccida tutte queste persone. Già in passato ho varcato delle soglie da cui non c'è più ritorno. Non si può cancellare il passato. È sempre con me. Devo aiutarle. È chiaro che il popolo di Jacob darebbe la vita per lui, e lui per loro. È rara una fedeltà di questo tipo, e trovarla qui, ai confini della Terra, è davvero notevole. Se combatto con loro, forse Jacob avrà più fiducia in me e mi dirà cosa sta succedendo davvero. Oh.
Oddio, no. Le creature di questa valle un tempo erano degli estranei per noi, mentre ora sono come fratelli e sorelle, come se appartenessimo alla stessa famiglia. Si può imparare molto sulle creature della valle dai cacciatori, ma mentre questi ultimi vedono l'utilità solo nella morte delle creature, noi dobbiamo apprezzare i doni che i nostri fratelli ci concedono mentre sono in vita. Nei nidi degli uccelli si possono trovare le piume che servono per fabbricare le frecce. Chiedete ciò che vi serve e la valle ve lo darà. Sono passati mesi da quando le nevi della montagna hanno sepolto il cuore di Kitesh. Abbiamo inviato degli uomini alla ricerca di sopravvissuti e cibo, ma nessuno ha fatto ritorno. Si sentono dei rumori provenire dai ghiacciai, ma non credo che delle persone possano vivere sepolte lassù. Potrebbe essere il rumore del ghiaccio che si stacca, ma devo ammettere che sembrano proprio voci umane. Forse i fantasmi dei guerrieri del profeta perlustrano ancora le strade ghiacciate. Non manderemo più persone laggiù. Dobbiamo accettare il fatto che il profeta e la città non ci sono più e che adesso siamo soli. Reliquiario. Veniva utilizzato per proteggere e contenere le reliquie dei santi. Denti, dita, testa. Questo dovrebbe conservare le reliquie del profeta. È vuoto. Il piazzo è libero, che facciamo con questi prigionieri? Uccideteli! Non sparate! Faremo! Mancato. La prossima volta. Occhio, ci attaccano! Thank you.
credo. Un attimo, questi bastardi sono pieni di risorse. Potrebbero aver piazzato delle trappe. Non preoccuparti, farò fuori tutto ciò che si muove. Rilassati. C'è qualcuno! Abbiamo compagnia! Va bene, amico. Ora tocca a te. Non ti dirò. Il bello è che ti credo. Ed è per questo che continueremo a picchiarti più che a picchiare. Così il prossimo picchio della tua arte sarà fatto sul serio. Se la cosa non ti piace, girati e guarda il muro. Devo ammettere che io preferisco questo. Non servono le domande. Slegami. Li ucciderò da sola, uno a uno. Calma, Sofia. Questo è un massacro. Stiamo perdendo troppi uomini. Forse il tuo popolo si è sacrificato abbastanza. Non avevamo scelta. Ti ho giudicato male, Lara. Dimmi come posso aiutarti. Devo portare al sicuro gli altri. Ma l'entrata alle catacombe è bloccata. Farò in modo di liberarla. Andrà tutto bene. Va tutto bene, sto bene. Aiutaci a portare gli altri al sicuro. Ti porteremo al sicuro. Tieni tu. Sarà un modo per... Presto sarà tutto finito.
Questo affresco illustra il momento in cui trovarono la valle. Deve essergli sembrata un paradiso. Ecco, magari riesco a sbloccarla da qui. Le catacombe, lì saremo al sicuro. Una specie di armeria. Dovrebbe andare. Un antico amuleto che rappresenta un cervo, intagliato nelle corna dell'animale. Poteva essere un oggetto importante o il giocattolo di un bambino. Allontanatevi dalla porta! Grazie, Lara. Per ora sono al sicuro nelle catacombe. So che cerchi la sorgente divina, ma il mio popolo la proteggerà fino alla morte. Il tuo popolo sta già morendo. Non potete proteggerla per sempre. Finora ci siamo riusciti. Ma adesso sono felice di averti come alleata. Si avvicinano alla torre. C'è ancora qualcuno là. Metti in salvo gli altri. Servi a loro. Certo, è una specie di enigma. Ma se capisco bene... Mio padre è scomparso. La scorsa notte gli ho detto degli invasori e delle armi che hanno a disposizione. E al sorgere del sole era sparito. Cyril mi ha detto che sarebbe tornato, ma il giorno volge quasi al termine e nessuno l'ha ancora visto. Temo che possa aver fatto qualcosa di avventato, quell'incosciente. Abbiamo bisogno di lui, ora più che mai.
Eccoti di nuovo. Se hai trovato altro oro, ho dell'attrezzatura per te. Non credo che ci abbiano ancora scoperti, ma cerca di non dare nell'occhio, intesi? Rischiosa. Mi chiedevo cosa stessi aspettando. Ottima scelta.